Però noi ci andiamo ad Arezzo perché arriva la banda ultralarga. Brunello Gavellini. Un'area composta da 520 aziende, con un fatturato annuo di 2 miliardi e 2.500 lavoratori impiegati. E qui a Pratacci, dove c'è anche la sede di Estra, che Estracom, la società di telecomunicazioni del gruppo, ha deciso di portare la fibra ottica per il suo primo investimento a Arezzo. Non una scelta casuale la banda ultralarga. Questo gruppo si sta sempre più consolidando e vuole crescere in tutte le sue diramazioni. Estracom è un gioiellino del gruppo, come tutte le società del gruppo, soprattutto questo tipo di società che offre servizi di supporto non solo a Estra ma anche ai cittadini e soprattutto alle imprese, intende svilupparsi e assecondare le dimensioni del gruppo. Il gruppo con radici a Prato, Siena e Arezzo, che negli ultimi anni è leader nell'Italia centrale, nel mercato del gas e dell'energia elettrica, intende essere sempre più presente nella città di Petrarca. Ad Arezzo Estra è ben presente e ben radicata, essendo uno dei luoghi originari che ha dato vita a questa grande società. E con questa operazione assecondiamo anche un importante progetto della pubblica amministrazione del Comune di Arezzo che vuole riqualificare il quartiere, integrarlo maggiormente con la città e dando spazi anche ad altri tipi di attività e anche magari a una maggiore antropizzazione, quindi chissà anche edilizia civile. Quindi sarà un quartiere urbano più integrato e, come dire, le infrastrutture sono fondamentali. Anche la fibra ottica, al pari di una strada, è un'infrastruttura che agevola la vivibilità di un quartiere, la funzionalità di un quartiere, il progresso di un quartiere, di chi vi abita e di chi ci lavora. L'arrivo di Estracom a Arezzo è un altro tassello della strategia di radicamento della multi-utility nelle comunità locali di cui è espressione.